Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Age of Empires 4, proseguiamo la campagna singolo giocatore. Eravamo arrivati qua a Bremule, due importantissimi re combatterono faccia a faccia per decidere il destino della Normandia. 1119. I figli di Guglielmo avevano risolto la loro lunga faida per il controllo della Normandia. Re Enrico aveva prevalso. Ma Luigi VI, re di Francia, non avrebbe accettato l'erede di Enrico come duca di Normandia. Il fragile potere di Enrico sarebbe stato messo alla prova per la prima volta con l'invasione del re di Francia. Un incontro casuale nelle campagne della Normandia vide re Enrico I affrontare l'illustre re di Francia, Luigi VI, in una battaglia aperta. Insomma, nessuno si fa i fatti suoi. Vabbè, ok. E vabbè. Gioca. Ok. Nelle campagne contese tra Normandia e Francia, una fattoria in fiamme rivelò l'inizio di un'invasione francese. A capo del vasto esercito c'era il re Luigi di Francia in persona. Un esploratore inglese cavalcò rapidamente per informare re Enrico, ancora in viaggio per difendere i suoi confini. Data la minaccia, abitanti e guardie fuggirono dalle città in mano agli inglesi, ritirandosi nella fortezza di Fleury. Allora, mantieni il controllo di Fleury fino all'arrivo di re Enrico. Le forze inglesi in Normandia avevano ricevuto l'ordine di difendere la città di Fleury e attendere l'arrivo di re Enrico. Allora, ok, aspetta, questi dove stanno andando? Ok, ok, questi si muovono, ah no, li devo comandare io. Allora, venite qua. Venite qua, voi non potete raccogliere, qui c'è qualcuno che raccoglie la legna. Allora aspetta. Tra dei castelli. Ah, qua c'è anche la pietra. No. Quando il villaggio di Crassanville cadde, le speranze degli inglesi si ridussero alla difesa di Fleury in attesa dell'arrivo del re. Sì, ma dove sono quelli che ho... Ah, con calma, voi. Guardalo, facciamo così. Ce la facciamo ad arrivare fino qua e difendere sto posto. Questo arsenale. Aspetta, aspetta, dov'è il centro cittadino? Qua non ce l'è. È solo qua. Centro città. I miei uomini. Ah, ok. Ok. Mi devo ritrovare un attimo. Aspetta. Casa. Fabbro. Arsenale. Risorse insufficienti. Ah, ok. Questi stanno arrivando. Quella? Questi muoiono. Aspetta. Via, via tutti. Via, voi non ce la... Voi non sopravviverete. Via. Cioè, ma che roba. Ma scusate. Aspetta. Mi serve un po' di tempo per... No, qua è meglio la fattoria. Dov'è? Qua. Meglio la fattoria della pecora.
Hai detto che morivano tutti. Va bene. Niente, ne difendiamo qui e basta. Difendiamo qui e basta. Voi fate la fattoria, tu stai dormendo. Ok. Voi, ok, qua c'è la pietra. Costruisci. Fa legnameria. Ancora, ancora. Qui sta rendendo al suolo tutto. Solo che mi servono uomini, mi servono. La città di Granville si arrese alla Francia e gli inglesi furono respinti verso Fleury. Allora, così. E voi? No, raccogliete la pietra, va. Raccogli un po' di legna. Qui stiamo facendo. Ok. Beh, spero si diano una calmata, però, sti qua, cioè, io ho bisogno di un po' di tempo. Allora, vediamo. Raddoppio città, perfetto. Aumenta il 15% di raccolta del legname. Va bene. Anche la pietra uguale. Ok, ok. Velocizziamo la raccolta di risorse. Fattoria. Ma io non sono pronto. Mi scusi. Cioè, mi dovete dare un attimo. Cioè, castelli. Aspetta. Però niente, se no rifacciamo da capo lo scenario, se no questi muoiono tutti. Cioè, sì, ma questi, no, a saperlo che magari, che roba. No, qui devo rifare da capo. Cioè, quando ci sono ste azioni repentine io non mi trovo mai bene. Aspetta, dov'è il menu? Ok, si può fare, riavvia, ecco, sì. Sì, riavviamo, per favore, perché meglio riavviare. Allora, vediamo, ho fatto più o meno come prima, anche se adesso ho ignorato qua gli allarmi, eccetera. Ho velocizzato la raccolta di certe risorse. Fammi fare un'altra fattoria. Sto facendo qualche arciere. Sono andato a cavallo. Infanteria scelta semplice. Qua sto facendo abitanti. Altra fattoria, per favore. Questi raccolgono il legname. Ok. Ho visto che, esatto, posso potenziare eventualmente una torre. Fammene altre se possibile. Ecco. Costruiscine due lì. Fammi qualche cavallo. Mettiamo qui. La città di Granville si arrese alla Francia e gli inglesi furono respinti verso Fleury. Ok, adesso difendiamo. Vedi, con la vita, questo pezzo di terra. Porta dell'oro. Massiva. Dovremmo anche, aspetta,
facciamo, faccio una casa, so. Molto bene, vai a raccogliere la pietra che mi serve. Ecco. Ok. Poi tu vai a fare la legna. Adesso ne esce un altro. Età dei castelli, età dei castelli. Devo salire. Tu raccoglimi la legna, mi serve. Lanciere temperato, fanteria semplice. Tutto qua. Ok. Voi venite qua. Adesso qua anche l'abitante. No, ma tu costruisci, fregatene. Ok. Vai. Ah, feritoie volendo. E poi vai a far la legna. Altri arcieri. Ma non sopravviviamo qua anche stavolta, Forse. Forse. Non so. No, forse sì, dai. Speriamo. C'è qualcuno che... No, fammi fare altri abitanti, per favore. No, scusate, ho sbagliato tasto. Ok. Infine, Re Enrico e il suo esercito arrivarono a Fleury. Ah, ok, abbiamo resistito, dai. Ok. Ui, guardo lì. Bene. No, lasciate sta. Venite qua. Sapendo che lo stesso Re Luigi era sul campo, Enrico vide la sua occasione di legittimare oltre ogni dubbio la pretesa dell'Inghilterra sulla Normandia. Aspetta. Ci possiamo fare il muro di pietra. Io le farei. Beh, sta salvando. Scusi, A torre delle mura. Non la posso fare, però. Scusate. Pesa pesante. Su un segmento di mura. Il cancello neanche. Come posso partire a fare le mura se non... Vabbè, facciamo la palizzata. Ok. Poi mi serve un altro. Fammi qualche casetta. La facciamo qui. Ah già, aspetta. Facciamo così. Ok. E poi torna qui. Sennò qui non possiamo fare niente. Mi servirebbe il prete. Il prete che cura. Qui trasformiamo tutte... Ok, tutte di pietra. Feritoie. Ok. Guarda lì. Ah, vabbè. Aspetta, ma tu costruiscimi le case e fammi a fare la pietra, va. Tu fammi la fattoria. Così. Altri lavoratori. Adesso le risorse stanno diventando importanti. Feritoie. Però io vorrei trasformare sta palizzata in un muro di pietra. Appena capisco. Ah, fabbro, ok. Tutto. Non frega niente, tutto. Potenzio tutto. Per passare all'età dei castelli. Fortezza. Acqua, ecco, 1200. Allora, è qua. Re Luigi, determinato a cacciare gli inglesi dalla Normandia, iniziò a inviare gruppi d'attacco per tormentare Re Enrico e le sue forze. Immagino che vengono qua a rompere le balle. Ah no, vieni qua, fammi altre case.
Forse facciamone 3, voglio vedere se... Perché ogni casa sono 10. Situazione massima. Poi dopo vai a fare la pietra. Tu direi un'altra fattoria. Ma sì, qua la facciamo. Ok. Io vorrei andare all'età dei castelli. Però manca poco, perché comunque... No, chiudi. Chi è? Arriva. Ah, arrivano a sfondare, aspetta. Con 15 uomini dentro. Vabbè, queste sono tutte di pietra. Anzi, facciamo... Venite qua. No. Ecco, aumentiamo la potenza delle torri. Così. Ok, ho messo gli arcieri dentro. No, scusate. Venite qua. Ho messo gli arcieri dentro. Adesso posso, dov'è? C'è un omino libero? Eh sì, vedi, comunque il massimo è 200, non va oltre 200, quindi va bene. Allora, fortezza, creativi comportamenti e tecnologie bonus. Palazzo reale, funge la società con creativi comportamenti. Ma facciamo la fortezza. La facciamo qui. Ecco. Così almeno con le... Essendo in età dei castelli, a me piacevano molto gli arcieri in generale, quindi credo che punterò più che altro a fare quelli, ma non solo ovviamente, solo, con solo arcieri, insomma. Sconfiggere e conquista, ok, adesso faremo... No, così magari facciamo... Altre 3 che fanno fattorie. La casa qua la togliamo perché mi dà fastidio. Ah no, 190. Aspetta un attimo. La casa la costruiamo da un'altra parte. Fammene fare 2 che voglio essere sicuro. E poi dopo costruisci una fagna in gnameria qui, che avviciniamo un po' per il tragitto. Qui ok. Beh, c'è tutto qua. Pietra. Ah, vai a dargli una mano. Intanto aspetti. Fattoria. Ok. E fammi la... Oh, così ho completato il giro. Ok. Poi voi due costruitemi un mulino, che io non lo vedo qua. No, costruiamo qui. Top. Vengono ancora a rompere. Sì. È resistente ad ariete. Ecco. Mi ha sfondato. Vabbè. Ok. Venite lì. Scusate, quando riuscirò a capire. Questo no. Ah, vedi, qua sì, perché qua sì? Perché forse c'è la palizzata per quello. E qua lo facciamo. Aspetta. Proviamo a demolirla, ecco. Abbiamo detto
Vedi, c'era la parete per quello. Facciamo un bel muro. Qui no. Perché qua c'è. Ci sono le torri che danno fastidio. Se no facciamo così. Tanto il fiume non lo possono guardare. Cioè. Comunque. Abbiamo fatto. Nostra fortezza. Postazione Spingard. Va bene. Corazza. Mentre il bonus d'attacco della rete castelli. Questo aspettiamo un attimo. Ah, i signori che ho dato l'ordine di costruire. Ho sbagliato perché. Ok. Aspetta, perché io uso sempre Maiusk. Abitudine ormai. Ok, adesso prima di fare qualsiasi cosa ci potenziamo. Potenzia fanteria scelta, potenzio tutto. Però serve l'oro. Effettivamente, andiamo a estrarre più velocemente l'oro. E voi venite un po' più indietro, grazie. No. Ho preso anche l'abitante. Ma se io faccio così, vediamo se va in automatico. Ah, ne arrivano altri. Arcieri. Beh, se entrano. Povero abitante morto. Lo rifaremo. Abbiamo anche la fortezza qui. Quindi. Boh. Dicevamo. Ah, ho questi due. Andate a estrarre l'oro, grazie. Qua ne sta facendo un altro. Beh, adesso mi sembrano abbastanza. Finite sto muro, grazie. Voi. Non volevo demolire le torri, francamente. Vediamo, qui ho potenziato. Potenzia. Poi appena ho l'oro. Tu vagli a dare una mano. Facciamo. Scusa, qua non la fa. Ah, qui. E qui però non va. Ah, qui va però. Così. No, va bene. No, va bene così. Posso farla così. Troppo corto. Cioè, aspetta. Costruite questo un attimo. Qua. Qua ci sono potenziamenti. Danno corpo a corpo. Va bene. Anche questo devo potenziare. Ste pecore. Andiamole via, per favore. Ah, qui la cava è finita. Cava di pietra. Perché ne ho di pietra? Vorrei fare una torre. Me la fate fare? Ok. Sì, qua magari. Sicuramente passano qui. Aspetta. Per girare era. Ah, è così. Ok. Aspetta, Ah, la stanno finendo. Beh, intanto devo fare altri arcieri, altri fanteria scelta, sì. Arcieri, arco lungo veterano, senza unità, soldato a cavallo, cavaliere. Cavaliere, assolutamente, cavaliere. Poi iniziamo magari a muoverci, dobbiamo fare il cancello. Aspetta, voi due.
Ah, va che stanno arrivando. Perché qui è un po'... Vabbè. Andate via un attimo. Vabbè che... Intanto vediamo se passano, ma penso di sì. Eh sì. Però anche così... Io li obbligo a passare da qua. Ok. Tornate lì. Okay. Cioè io appunto così ho creato la strettoia. Quindi di qua non passano, devo forza passare di qua, è più facile da difendere. Anche questo. Ok, voi due. Però farei comunque un cancello. E qui per chiudere che altro. Ma non so se... Secondo me si potrebbe anche... Però c'è la torre di mezzo. E vabbè, se no, guarda. Uscite. La demoliamo a malincuore. Adesso dovremmo farcela. Invece no, perché... Non gli piace la zona. Se no... Se no, aspetta, facciamo così. Dai, perché così non va bene? Così sì. Beh, vabbè, dai, costruiamo così, creiamo sta strettoia, che se ne frega. E così dobbiamo per forza passare di qua. Ecco. Anzi, sai che faccio? Per chiudere... Mi metto... Torre... No. Vedi, qua non mi fa... Non mi fa costruire qui. Vabbè, niente, creiamo... Ma scriviamone un paio, toh. Ecco. Qua la pietra è quasi finita. Anche l'oro, vabbè, dicevo. Qua ho potenziato, qua ho potenziato. Corazza. Questo. Ok, riduciamo il tempo di... Ok. Ma lui? Dove sta andando? Ah, boh, si è aggiunto... Vabbè. No, voi venite qua. Voi venite di qua. Addirittura. Qua c'è bordello. È un muro orribile, ma fa niente. Adesso. Fortifica avamposto. Ah. Situazione spingarda difensiva. No, feritoie. Ok. Qua c'è abitante. Vammi estrarre l'oro. Ok. Ok, loro stanno trasformando arcieri. No, arcieri ho bisogno. Ok, entrate. Ok. Molto bene. Molto bene. Qui si sta potenziando. Ok, si è potenziato. Ok. Questo è il mercato. Il fabbro. Allora non fa niente. Questo. No, questo. Ah no, il fabbro era questo. Ok, quindi a posto. Arsenale.
sa che questo non ce l'ho, quindi facciamolo, facciamo qua al posto della cava. Ok, allora cuocono legna le fattorie. Ok, va bene. Fammi fare un po' di arcieri. Ah no, c'è il balestriere, mi sa che fa più danni, costa di più. Allora faccio, aspetta. Ok, facciamo il balestriere. Perché si sta distruggendo? Si è distrutta un pezzo di... Scusa, torre. No, vedi, non mi fa continuare. Non so che dire. Ci sarà un dislivello, qualcosa. Non saprei, che dà fastidio, vabbè. No, lasciamo così. Lasciamo così. Va bene, qui stiamo facendo... facciamo il cavaliere, assolutamente. Che mo' andiamo a riconquistare. Qui intanto abbiamo estratto tutto, praticamente. Quindi poi ci rimane... ci rimangono le miniere qua. Altrimenti c'è il mercato. Ah, vedi? Campamento, freccia d'acciaio, vai. Tengo attacco con olio bollente. Più 2 alla gittata, potenziami tutto. Ma sì, questi lasciamoli, lasciateli venire. Fanno, sì. Ah, questa è stata danneggiata. Qui non c'è niente qua, un attimo. Ah, forse andava a fuoco, ecco perché si è distrutta. Qui stiamo, frecce incendiare. Vai, tutto potenzia. Tutto. Infatti va, l'oro è finito subito. Ok. Vabbè, io direi che anche lanciere veterano, spingarda. Come la fare? Cavaliere, balestriere. Anche questo può fare le unità. E loro hanno finito. Loro hanno finito. Che cavolo gli faccio fare? Disboscano. Non so. No, se io faccio così. Ah, ok, posso farlo. No. Facciamo un po' di fattorie. E gli altri... no, quelli che avanzano. Ah, ma no, fanno tutto insieme. Ma no, ma scusa. Non si distribuiscono poi. Vediamo. Vedi, no, non, dai, non si... venite qua un attimo. Non si distribuiscono da soli. Dai. Ok, così poi col mercato. Ok, qua sono un po' e io direi che possiamo anche andare. Vero? Vero? Sono a 104, sono abbastanza. Qui ha finito? Sì. Qui non sta facendo nulla. Perfetto, di là possiamo andare. Ciao. Così. Andiamo là. Ah!
Sì, sì, poi andiamo qua. Ok, è rimasto... Ah, questa dorme. Aspetta, ce n'è un altro che dorme. Ah no, questo. Allora to. Ok. Ok. Posto? Sì. Ok. Direi. Andiamo. Ok, poi sì, qua continuiamo ad accumulare, poi col mercato basta fare così, vendi 100, ecco qua l'oro che ci serve. Non ci sono altri potenziamenti, vero? Invece sì. L'assedio. Ok. E ma sì, questo va bene. Il nostro piccolo esercito. Razza. Devastate tutto, grazie. Queste quattro case. Questo quattro tende. Ok. Fila. Vai, vai. Chi ce l'hanno? Ah. E su due fronti però no. Cioè, dove sono arrivati questi? Però qua con sti arcieri, vedi, sta morendo uno a uno, dai dai. E balestrieri. Ok. Ah, frecce incendiarie, molto bene. Gli uomini di re Enrico colpirono le forze dei francesi e riconquistarono la città. Qui, venite qua. Ah beh, c'è una rete qui, ma... Aspetta, aspetta. Cogli tutto. No, non riesco a raccoglierlo, aspetta. Ok. Ok, mettetevi qui. La città è di nuovo nostra. Qua ci sono due cave. Loggiamenti. Arsenale. Ok, allora facciamo così. Facciamo che le fattorie sono tantissime adesso. Un po'. Contrattacco. Non va bene. Perché io volevo mandare qualcuno. Ma allora. Mandare qualcuno qua. Se no facciamo così. Vai di balestriere. Ok. Vai di... Ah, potevo farne solo uno perché non ho l'oro. Vendi un po'. Ok. Vai di cavaliere. Anche qua. Fanteria scelta. Questo è andato in confusione. Guardali qua. Ok.
volevo... mi prendo un po' di gente. 9, va bene. Venite qua. Ok. Qui sto facendo. Voi andate qua. Vediamo se c'è qualcuno per strada. Non so. Spero di no. Questi hanno raggiunto il confine della mappa praticamente. Forse insufficienti. Costruiscimi una falegnameria qui, che è più vicina. Ok. Fammi. Magari non so se c'è. Ah, ma qua c'è qualcuno. Ah, ok, ok. Qua c'era già qualcuno. Allora. No, raccoglimi l'oro. Anche la pietra magari può essere, però l'oro. E fammi. Ah, vedi, posso fare un centro città qui. Fortezza. 1000 di pietra. Facciamo la fortezza, va, la facciamo qua. Eccoli, sono arrivati. Carissimi, fate così, anzi. Facciamo. Anche la pietra va bene. Sono insufficienti. Ok. Qui un piccolo rinforzo per il nostro esercito. Facciamo balestriere, arciere. 572-200. Cavaliere. Vai. Qua è più, anche più vicina alla... Andiamo al mercato subito. Aspetta. Vai, vai al mercato. Qui. Vai, vai, vendi un po', vendi un po'. Ok. Così possiamo fare. Ok, questo è questo. Ok, che suona. Venite qua. I potenziamenti io controllo spesso, ma alla fine, a parte questo, esiste accampamento che li guarisce di più uno saluto ogni... Ah, beh, ok, ok. Però solo gli arcieri guariscono, chissà. Va bene. Qua, ah, ecco. Raccolta del legname, vai. Come va? Insomma, dai. Come disboscano. Ok. Ok, sono arrivati. Qui è quasi finito. Qui stanno arrivando altri. Fatto? Oh. Tu raccogli la pietra. Postazione Spingarda. Rete di cittadelle, vai. Posso fare... Ah, il mangano. Facciamolo. Ma non si è neanche avvicinato. Chi è sotto? Ma... Scusate. Attaccatelo, attaccatelo. Guarda. Attaccatelo.
Ecco, povero idiota. Allora. Ok, adesso mi raggruppo, Può fare la rit, togli d'assedio, ma non mi serve. Ci provano, Vai, fammi questo. Poi andiamo. Oh, ce l'hanno. Ah, però c'è un cavaliere. C'è un cavaliere. Ci pensa lui. Anche di qua? Da dove? Ah, pensaci tu. Guarda. Ma... ah, va che l'ha fatto. Vai. Scambia arma, ma... non attacca. Si deve montare sto coso. Oh madonna. Un cavallo. Oh, questi però continuano a lavorare nonostante vengono presi. Cioè. Oh. Cavolo. Oh, e muore. Anche questo è morto, bravissimo. Ma non capisco se si deve scambiare. Sì, attiva colpi incendiari, guarnigione. Attacca, devo dirglielo io. Ah, ok. Madonna, è insistenza. Scusate, ma... posso andare a fare le mie cose senza avere sti insetti che mi disturbano? Intanto... ok, così. Alleato sotto attacco. Ah, ma il mulino è vero. Non ho potenziato il mulino. L'ho costruito, ma... teletrasporto... aumenta la corazza degli abitanti. Esploratori non mi interessa. Va bene. Ok, anche se ormai... oh, è morto. Benissimo, torna qua. Ok. Che... manco... ma lo fanno apposta. Cioè, ma io non lo so. Ma che senso ha attaccare... solo per dar fastidio. Senti, vieni qua. Lasciane uno qui. Che m'ha rotto. E lasciane uno qua. Così si sa mai. Ecco. Ok, adesso andiamo. Ah, eh sì, vedi, si montano sti cosi. Va bene, andiamo. Hai visto? Hai visto che sbucano da qui, maledetto. Aspettate però che metto un attimo in pausa, non so perché ho iniziato già da un po', penso, a laggare. Provo a riavviare il gioco. Ok, sembra essere andato a posto. No, ogni tanto lo fa quando magari stai scaricando in background degli aggiornamenti. Vabbè. Allora, dicevamo. Andiamo.
Vabbè, qua c'è la fortezza, voglio vedere se... Ok, andiamo verso la cittadina. Ok. Ok, in due secondi. Con le città di confine riconquistate, le pretese di re Enrico sulla Normandia dovevano affrontare un ultimo ostacolo: re Luigi e il suo esercito. Aspetta, negli non... umili campi di Bremule, due re avrebbero determinato l'esito delle loro pretese sulla Normandia. Non vedo il baule, non riesco a prendere il baule. Ok. Il baule. Ok. Cos'è? C'è il monaco, eccolo. L'hanno tolto, credo che fa. Vololo, vololo. Eccolo, monastero. Società di guarigione. Facciamo qualche monaco. Sì, sì, sì. Sì, eh. Loro li metto a... Boh, non so. Guarda, li mando a casa, toh. Tanto qua non servono. Qua non servono. Ok. Sì, voglio il monaco. Questi stanno contrattaccando, ma vengono verso di me. Eccoli. Mettetevi qua. Sei a far nulla. Abbiamo finito la pietra? Ammazza. Questi raccolgono come un aspirapolvere. Va bene. La nostra fortezza direi che può fare. Beh, non ci servirebbe nulla, mi sa. Però... ecco, una cosa così. Fortiamo i rang. Ah, 96 mi sa che non... ne possiamo fare solo 4. Sì, basta. Ok, allora aggiungiamo il massimo. Ah, sto facendo anche i monaci, è vero. Allora niente. Vabbè, uno, due li hanno fatti. Ma niente. Andiamo. Monaci, venite qua. Okay, due. Curate. Guardalo. Ok. Un qua. Adesso facciamo un bel attacco frontale. Beh, voi mi sa che non servite più qua, secondo me. Ok. Ok, ne manca uno. Ah, loro? Ok, erano in coda. Vabbè. Ok. Madonna, le risorse sono praticamente infinite. Limite della popolazione raggiunto, infatti.
lo so. Chi è? Ma il monaco. Mi sa che non può convertire, no? Niente qua. Ok. Stanno curando tutti molto bene. Ok. Allora facciamo così. Mettetevi in formazione. Ok, ok. C'è uno che non sta bene. Tanto arrivano. Qui hanno praticamente finito. E niente, non sapevo cosa farli fare. No, dopo, quando avete finito tutto, venite qua e ci costruiamo una bella falegnameria qui. Ecco. Basta. Ok, questi sono arrivati. Attenzione. Basta, andiamo. Andiamo pure. Attacco frontale. Volendo li possiamo anche rifare i soldati. Nel caso dovessi morire, ma non credo, dai. Secondo me. Guardali, guardali. Là. Facciamo così. Ok. Nostri monaci, spero curino la gente, non mi sembra, lo stiamo facendo, ma... Okay. Ok, vai. Ah, ecco, va, stanno curando adesso. Lontano da casa, ma incoraggiato dal re, l'esercito inglese costrinse i francesi ad arrendersi e mise in fuga Re Luigi e i suoi cavalieri. La sua vittoria schiacciante nella battaglia improvvisata assicurò il controllo delle terre ancestrali di Re Enrico sotto la corona inglese. Scudo al contrario. Un bug. Ecco, si è messo a posto. Ok, possiamo vedere. Allora, questo abbiamo visto. Questo possiamo leggerlo. Luigi VI di Francia. Luigi VI, re di Francia, era molto ben voluto, intelligente e coraggioso fin da giovane. Possedeva un incredibile senso del dovere nei confronti del suo reame. Ma la sua terra era avversata da continui assalti da parte dei suoi baroni. Attaccavano ripetutamente i suoi territori per poi essere sconfitti ogni volta da Luigi, cosa che gli fece ottenere il soprannome il combattente. Dopo anni di ribellioni represse i nobili accettarono Luigi come legittimo re e si unirono al suo fianco contro gli invasori inglesi. Negli anni successivi Luigi si lasciò andare ai piaceri del cibo e del vino e pertanto, nonostante la sua reputazione di re guerriero, divenne noto con un altro soprannome, Luigi il Grosso. Viene ricordato ancora oggi come un re che difese i poveri e i pii e come colui che, contro ogni aspettativa, riunì un paese in rivolta. Falconeria. La dominazione normanna sull'Inghilterra venne caratterizzata dai loro imponenti castelli e da nuove leggi.
ma anche un'altra loro passione influenzò il territorio: la caccia. Nella nobiltà normanna, sia uomini che donne condivisero la passione della caccia con rapaci. Per preservare i loro territori di caccia, ne ottennero la proprietà e vietarono la caccia alle persone comuni. I falconi cacciavano volando ad alta quota, lanciandosi in picchiata sulla preda. Vengono mantenuti in forma per la caccia utilizzando un cuscinetto di pelle con un'esca attaccata. Li preparavano a cacciare la loro preda, in genere altri volatili, tra cui corvi e fagiani. Durante la caccia, un falcone poteva inseguire la preda allontanandosi dal gruppo. E i cavalieri lo inseguivano a cavallo per tutto il territorio per assistere all'azione. Dopo che un falcone aveva catturato la preda, veniva nutrito e non avrebbe più volato quel giorno. In una battuta di caccia venivano portati molti rapaci per far divertire la nobiltà. Anziché trasportare i falconi a cavallo, su cui potevano essere strattonati, venivano posizionati su un apposito trasportino. Nonostante la falconeria fosse uno sport a cavallo, la caccia con il falco veniva praticata a piedi. I falchi, a differenza dei falconi, possiedono ampie ali e cacciano seguendo la preda in volo rettilineo, spesso volando basso attraverso i boschi. Cacciando a distanza, la vista di un rapace è altamente sviluppata. Quando non erano a caccia, li tenevano calmi usando dei cappucci di pelle. Il buio impediva loro di ricevere stimoli visivi e di agitarsi. I signori del cielo erano controllati dai signori della terra. I falconi e i falchi erano simboli di potere e prestigio. Erano fondamentali per l'identità normanna. Ah, interessante. Continua, direi. Dopo la sconfitta dei francesi nella battaglia di Bremul, la Normandia tornò nelle mani di Re Enrico. Ma un anno dopo, la sua fortuna si trasformò in tragedia. Nel 1120 suo figlio ed erede Guglielmo Adelin morì in un naufragio. Il futuro del regno di Enrico I era in pericolo. A Enrico serviva disperatamente un erede. Senza alcun figlio maschio legittimo ancora in vita, ruppe la tradizione e scelse sua figlia, Matilde. Enrico fece prestare giuramento ai baroni per accettare Matilde come regina. Ma quando il re morì, infransero la promessa. L'Inghilterra non sarebbe stata governata da una donna. Il cugino di Matilde, Stefano, colse l'occasione e pretese il trono. La crisi si spostò nella capitale. Stefano fu incoronato nell'abbazia di Westminster. Ma Matilde voleva ciò che le spettava. Aveva trovato dei potenti sostenitori che avrebbero combattuto Stefano per il suo diritto a regnare. Il loro conflitto travolse l'Inghilterra in una guerra civile. La battaglia infuriò per tutta la nazione. Nel 1141, tutto si concentrò su una delle città più strategiche del regno, Lincoln. Gli alleati di Matilde conquistarono il castello. Ma Re Stefano era determinato a riconquistarlo. Assediò il castello. Ci fu uno stallo. All'alba del 2 febbraio, tutto stava per cambiare.
Il fratellastro di Matilde, Robert di Gloucester, corse in suo aiuto. Le forze di Robert si avvicinavano a Lincoln e l'esercito di Stefano si allontanò dal castello. Robert poteva conquistare la corona, ma solo se il suo esercito avesse vinto. Beh, era sì, un'epoca ovviamente di conflitti. Il castello di Lincoln era sotto assedio. All'interno le forze fedeli all'imperatrice Matilde attendevano aiuti dal fratellastro, Robert di Gloucester. No, Gloucester, vabbè. Per spezzare l'assedio Robert avrebbe dovuto catturare il re.